Non sono più gli Spandau, ma sono solo io. Buonasera. Apriamo la nostra tribuna su un personaggio idolatrato dagli italiani, ma spesso anche al centro di critiche, al centro di accese polemiche. Si tratta di Raffaella Carrà. Ne parliamo con altre due prime donne. Una la regina dei salotti, la contessa Marta Mazzotto, e una la regina della scena, Paola Borboni. Accogliamole con un bel applauso. Carini, sì, grazie. Che carini che sono. Che sorpresa. Ciao. Sono emozionata. Tu, chi si rivede? E ti? Senti, sono emozionata perché io, vedi, debuttai qui in questo teatro nel 15-18. Facevamo uno spettacolo per le truppe, conduceva già Pippo Baudo, naturalmente. Gino, Landi, Gino, sei il regista, c'è ancora Landi. Oh, quanti ricordi, la Scala, Garibaldi che scendeva dalla Scala con mille boys, la Garibaldina, insomma. Dobbiamo stringere. C'eri anche tu, ti ricordi? Forse ti ricordi? Quanti sono questi? Due. Buonasera. Allora, andiamo avanti, dobbiamo parlare della Carrà. No, la Carrà non c'era, perché aveva accompagnato Iapino a Lourdes. No, mi perdoni. Non possiamo andare avanti. Grazie carini. Dobbiamo, per cortesia, dobbiamo attenersi ai tempi. Diamo il benvenuto anche alla contessa Mazzotto. La ringrazio. In un certo senso si può dire che lei mi abbia strappata ad una delle mie solite serate, però sono lo stesso felice come una scimmia di essere qua. Grazie, in un certo senso anche questa è un salotto e una vetrina, o no? Oh, ma ecco, vedere questa stupenda sfilata che vedrò stasera, vedere questo giovane Giorgio Armani che è un giovane doc, diciamo. Ma mi si vedono le gambe? Ma no, stia tranquilla. No, allora inquadratele, scusate, non sono mica venuta qua per una iacobellata qualunque. Eccola lì. Che si veda la coscia bene. Si vede la coscia, eh? Ecco. Vedere queste 24 donne più belle del mondo, ecco, con queste facce radiose, con questa bellezza, con questa gioventù, con questa mi doveva tirare il professore qua su, così mi doveva fare proprio una molletta e prendermi qua per tirarmi su tutta così. Ma dobbiamo proseguire con la nostra tribuna. Prima di introdurre il dibattito, ascoltiamo il profilo che mi hanno fatto i genitori della Carrà, che fatica della Carrà. Dovremmo essere in collegamento con i genitori della Carrà. Pronto? Chi pronto? Sono? Sì. Signori Carrà? Sono loro? Dovrebbero essere. Cosa pensate di vostra figlia? Cosa pensate? No, è una brava bambina. La Lella mia è nata ballerina. Ballava sulla culla, ballava sulla carrozzina, ballava per strada, ballava sempre. È nata ballerina, aveva pochi mesi, stia a sentire. E mi diceva, mamma, voglio fare la ballerina. Sempre è stata una sua fissazione. Ma poi, guardi, vivace, spiritosa, chiacchierina. Io mi ricordo che era piccola, invitava le sue amiche. Andavano sulla camera buona, tant'è vero che io mi arrabbiavo pure qualche volta. E già faceva salotto, mi capisce? Faceva salotto, intervistava, faceva gli ospiti, giocava, parlava tutte le lingue. Spagnolo, francese, inglese, in una... Mai studiata una. Eppure anche adesso lo vede come la dà a bere bene, insomma si disimpegna, è diventata una piedigrotta. No, poliglotta si dice. Sì, Morocco lì dell'America. Morocco dell'America. L'America, guardi, una fissazione. Fissazione. Da quando era piccola, mamma, voglio andare in America, l'America di sopra, l'America di sotto, l'America di qua, l'America di là, l'America di qui, l'America di qua. Ma io ce l'ho detto subito, ma buona, lei. L'America. Ma l'ho detto subito alla bambina, gli ho detto, guarda, mi dispiace, se te vuoi andare in America, è vero? I soldi del biglietto del viaggio io non te li posso dare, è vero? Ma dico, fatti pagare dalla RAI. Oh, c'è riuscita, eh? Si è fatto fare andata e ritorno, tutto viaggio compreso, poi lì è rimasta lì una settimana, mi ha detto che ha fatto anche degli spettacolini, ma per giustificare la spesa, insomma, capito? Chiedo
scusa, se potete, ecco, per cortesia. Allora, si può sintetizzare che ogni scarafone è bella mamma soia, d'accordo, però il Raffaele in realtà è anche al centro di critiche. Che cosa ne pensate? Genitori si sono abbioccati. Ma ricadrà? Però è brava, guardi, è brava. Tante lingue cattive vogliono dire la mia piedi qua, la mia piedi là, la lella di sopra, la lella di sopra. È brava. Io gli racconto solo una cosa. Dopo che Lazzaro, il figlio del panettiere, sì, è venuto a trovare la lella, dopo un'ora si è alzata e camminava da sola. Con le gambe sue. Coincidenze, perché anche domenica non c'era il pane, è venuta la lella, il pane c'era. Ma adesso anche i pesci. Il pane è comparso. E adesso anche i pesci. No, pesci no, Lello, perché ho fatto la vitella, te lo ricordi? Però il pane c'era, non c'era. Buono, non esageriamo. Quello che è. Che poi la ragazza ti ha sempre dato soddisfazione, vero? C'hanno due genitori felici. L'unica cosa che a me mi è sempre un po' rimasta qui sul gozzo, che io non posso sopportare, l'ho già pino. Io già pino. Allora era meglio Boncompagni, che c'ha quasi la tua età. Però almeno Boncompagni aveva un viso solare, sì, più baffuto, è ridente. Giappino l'è sempre rincarcato, è sempre una cosa, sembra che abbia tamponato un tir. Andiamo, vieni. Pronto, chi sei, da dove chiami? No, Lella, andiamo, è la porta. Sì? Chi è? Il postino. Ma venga avanti, che è aperto. Venga. Stiamo mangiando, scusi. C'è un telegramma per la signora. Ah, grazie. No. Sì, è questo qui. Questo povero qua. Ecco. Dovrebbe mettere una firma qui, cortesemente. No. Grazie. Firmatela, lo fa. Ho firmo io. Ecco. Vale. Va bene. Grazie. Grazie tanto. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. Ciao, Dolci. Ciao, Dolce. Dopo questo illuminante profilo, sentiamo il parere della signora Mar... Sentiamo il parere della signora della signora Mazzotto. Ma guardi, la signora Cara è una donna che io non inviterei mai ad uno dei miei salotti, perché con tutte le sue buone qualità, però è una donna un po' troppo folcloristica, non so, un gusto tutto suo. Ora io non so da quale tappezziere si vesta, ma comunque io adoro frequentare un po' la crema della società e quindi si può dire amo circondarmi della aristocrazia, mi piace la raffinatezza, quell'esprit de finesse, quel bon ton, quello charme. Adoro per esempio la raffinatezza. Quindi mi capisce che io non posso avere niente a che fare con la signora Carrà. Io non la inviterei mai ad una delle mie solite cavialate. Questo è tutto. Grazie. Contessa, un parere più precipuamente artistico da parte della signora Borboni. Ho finito. Beh, vedi, carino, la Carrà è una donna, come dire, non mi devi interrompere qua? Ma che, perché devo interrompere? Una volta tanto che lascio la parola libera. Allora dicevo, però carino, sia breve, perché abbiamo 3 minuti. Ti ho appena cominciato, ti morde la tarantola. Tre minuti. Sì, allora dicevo, la signora Carrà... 2 minuti non di più. Sì, dicevo, la signora... Soltanto 2 minuti. Sì, la signora... 2 minuti non c'è numero. Sì, chi ha chiamato? Mi ha chiamato 45. Sì. 45 non c'è numero, perché ha chiamato 45. Sì, Milano non c'è numero. 45 non c'è più. Non c'è più. La Carrà. La Carrà. Ferma il taxi, proseguo a piedi. Dicevo, la Carrà è una donna che ha successo, e quando una donna ha successo sono tutte invidie che provoca, beh, lo so bene io. Però diciamo la verità, cantare mi canta, ballare mi balla, poi recita, in più risponde al telefono, sta in cucina, lava, stira, fa la spesa per 200.000 lire al mese, la domestica filippina che avevo prima mi costava il doppio. Trovarne al giorno d'oggi. Che cosa hai bene detto? Niente, il dibattito è stato democratico, ringraziamo i gentili ospiti intervenuti e a tutti voi non parte, datemi una mano, avrà la candela fredda, appattetela questa, spingi, che Marchesini Lopez. Il mondo